A Torino, Confratelli d'Italia, scendono in piazza gli abitanti delle case popolari regolarmente assegnate insieme a noi. Qui vedete, ci sono tantissime persone, adesso non abbiamo intenzione di accettarlo minimamente, italiani ma anche stranieri addirittura, stanchi della situazione che si vive nelle case popolari di Torino. Perché? Perché le case popolari di Torino in questo momento sono sotto attacco delle occupazioni abusive che si stanno verificando. Molte si sono già verificate e altre stanno avvenendo. E queste persone stanno dicendo basta, perché le fasce deboli vanno sostenute, ma vanno sostenute nel rispetto delle regole. Chiunque occupi abusivamente toglie il posto ad una persona che ne ha il diritto, che è nelle graduatorie, che attende da troppo tempo. Instabili che stanno diventando sempre più fatiscenti, dovendo convivere con scarafaggi, topi, con i roghi addirittura, si vengono accesi all'interno delle parti comuni o nelle prossimità degli stabili stessi, con cumuli di spazzatura altissimi. Questa è la condizione in cui vivono purtroppo queste persone, e con la paura che il loro alloggio venga occupato, perché l'alloggio del vicino è già stato occupato e nessuno ha ancora provveduto lo sgombero. Esiste un protocollo, noi abbiamo detto mille volte che doveva essere applicato. Cosa succede però? La cosa più schifosa di tutti, ci si copre dietro i bambini, perché vengono mandati ad occupare persone che hanno i bambini e lo fanno strumentalmente. Prima fanno l'accesso alle persone che hanno i bambini, perché così sanno che devono intervenire gli assistenti sociali e non possono, non li mandano via, potrebbero, ma non li mandano via, e allora e poi chiamano altre persone per venire ad occupare. Questo è inaccettabile. Se un italiano in difficoltà utilizzasse un bambino per un qualsiasi atto illegale, sarebbe intervenuto il tribunale dei minori, purtroppo anche magari a dividere genitori e figli. Invece in questo caso strumentalmente vengono utilizzati e si ammette che questo succeda, perché ci si nasconde dentro ma è la loro cultura, ma è la loro situazione. Cos'è successo a Torino? Perché bisogna avere un po' di memoria. C'era stato detto che nei campi Nob si sarebbe proceduto allo smantellamento. Poi abbiamo scoperto che sono stati pagati gli occupanti abusivi dei Rom, dei campi abusivi, sono stati pagati per andare via. E dove sono andati via? Sono andati ad occupare. E così c'è stata la beffa, un'ulteriore beffa a cui hanno assistito queste persone. E quindi è per questi motivi che Fratelli d'Italia, ma soprattutto Assocasa, che ha organizzato questa manifestazione, e i residenti degli stabili dicono basta. Noi siamo con loro e lo saremo in ogni sede istituzionale e in Parlamento. Arriverà il caso Torino sulle case abusive occupate, sugli stabili delle case popolari abusivamente occupati, e chiediamo al ministro Lamorgese di intervenire al più presto e di non farsi scudo con i bambini, perché i bambini devono essere mandati a scuola, non ad occupare gli alloggi.